Ovviamente io ho preparato alcune slide che andranno via veloci, perché oggi abbiamo fortunatamente sentito delle relazioni molto interessanti che hanno dato una panoramica molto completa dell'argomento. Solo una parola introduttiva: noi del sistema diagnostico integrato ci occupiamo da più di 20 anni, perché la nostra idea era quella, ovviamente con il professor Cartoni, che non è ancora il conduttore, semplicemente perché adesso è in quiescenza, attiva, molto attiva, ma diciamo ci occupiamo da molto tempo, perché l'idea nostra era quella di mettere a punto dei sistemi più possibili intelligenti e ragionati all'interno degli allevamenti, perché potessero essere uno strumento valido per gli allevatori in primo luogo e in generale per valutare il sistema. Nel tempo, cioè a distanza poi di qualche anno, è stato giunto all'acronimo, perché l'acronimo sarebbe SDI, e la SDI all'inizio è diventato SDIB, abbiamo introdotto la parola benessere, perché occupandoci di benessere ci siamo resi conto che in realtà questa non era una variabile indipendente o aggiuntiva o alternativa, ma necessariamente doveva essere inclusa nel sistema. L'acronimo IDVSW è quello in inglese. Allora io andrò, dicevo, molto veloce, però partendo da una constatazione, perché non c'è una visione, secondo il nostro modo di vedere, il nostro approccio, alternativa tra società civile, consumatori, anche animalisti, e allevatori, tecnici, ricercatori. Perché questo è Webster, quindi fino a prova contraria è uno dei massimi esponenti, ricercatori, scienziati che si è occupato dello studio del benessere animale, parte appunto nel suo libro, in uno dei suoi libri, dicendo che comunque sia, qualsiasi sia il tipo di animale, non solo quelli degli allevamenti, non solo quindi il farm animal, l'animale ha il dominio, usa proprio questo termine, ha il dominio sugli animali, nel senso che è l'uomo che decide quale tipo di approccio tenere. Allora, se noi ci dimentichiamo di questo aspetto, e ahimè io penso che molto spesso ci si dimentichi, sembra quasi che tutto quello che succede di male agli animali è colpa dell'uomo, tutto quello che succede bene, succede di bene e di meglio è merito degli animali o del fatto che l'uomo non interferisce. È un approccio, io dico, mi espongo molto personalmente, che non ci porta da nessuna parte, perché comunque sia, anche se non facciamo niente, noi siamo responsabili. Io non stiamo qui a leggere tutto, ma poi avrete le slide. Che sia una gallina, che sia una tigre, la tigre vive laddove l'uomo ha deciso che può vivere. Il lupo vive perché abbiamo deciso che ancora può vivere sui nostri Appennini. Sappiamo che abbiamo qualche problema e ci stiamo discutendo animatamente su come contenere il lupo. Quindi non possiamo far finta di partire da questo punto di vista. Per cui l'animal welfare in realtà è un processo che considera tutto il sistema. Io cercherò di inserire, e questo è un po' il mio mestiere, di inserire qualche elemento di complessità anche nella valutazione dell'animal welfare. Sappiamo che è complesso, noi vogliamo un indice sintetico che ci dice tutto, ma in realtà stamattina una delle prime domande è, diceva il professor Winkler, ma voi come state adesso? Buon benessere? Beh, io se devo dire, devo scrivere, ma io sto bene. C'è un problema a un occhio, ci vede un po' poco, non so, probabilmente un'infezione. Quanto incide questo sul mio stato di benessere, non solo momentaneo, ma di quello che succederà tra qui e domani e i prossimi giorni? Ecco, noi abbiamo l'ambizione con un numero di dire come sta un animale, o peggio ancora, come sta un allevamento. Questo non significa che non riusciamo a farlo, però è complesso. Allora, tra gli elementi di complessità, ecco, noi consideriamo che parliamo di risorse limitate all'interno di un allevamento, all'interno di un paddock, all'interno di un pascolo, ma le risorse sono limitate all'interno del mondo in cui viviamo. Non è la stessa cosa, anche dal punto di vista del benessere, che noi decidiamo che il paddock non va bene o il paddock troppo piccolo non va bene se poi non abbiamo superficie, oppure se mandiamo degli animali che distruggono la parte ergonomica del pascolo perché il carico è troppo elevato. Voi dite, no, noi sappiamo queste cose, perfetto, quindi qualsiasi decisione prendiamo deve considerare anche questi aspetti. Un altro aspetto, sugli altri non ci rientro perché ne avete sentito parlare molto, è quello della salute anche dell'allevatore, delle persone coinvolte, e certe volte mi sembra che alcuni approcci siano un po' penalizzanti per l'allevatore. All'allevatore chiederemo delle cose che noi non chiederemo nemmeno al nostro peggior nemico. Quindi in realtà dobbiamo non solo essere ragionevoli, ma anche fare in modo che il processo sia sensato.
Allora, abbiamo già sentito parlare di tante definizioni. È chiaro che quella più famosa sul benessere continua a essere quella delle cinque libertà. Recentemente McCulloch, la rivista, ha detto: vabbè, ma le cinque libertà non sono cinque innanzitutto, ci sono almeno nove condizioni diverse che avremmo bisogno di misurare. Per di più, abbiamo già sentito benissimo dai relatori precedenti che in realtà il concetto di animal welfare si è evoluto. Secondo me non ancora a sufficienza, perché deve tener conto anche dei parametri che avevo appena detto. La condizione che riteniamo più corretta oggi è quella di una salute, l'abbiamo già sentito almeno 3-4 volte oggi, a livello di corpo, diciamo di biologia pura, che possiamo misurare come quando vogliamo, e della mente. E già qui ci scontriamo. Come funziona il cervello, già non lo sappiamo dell'uomo, figurarsi degli animali. E quindi questo ci pone però di fronte a scelte molto importanti. Quindi in funzione di come definiamo l'animal welfare, allora dobbiamo anche capire come misurarlo. Oggi direi che c'è una sostanziale analogia degli approcci, però, torno a ripetere, secondo me, secondo il nostro punto di vista, manca qualcosa. Allora ripetiamo, ma molto succintamente, alcuni concetti base. Allora, noi abbiamo uno stimolo, noi continuamente viviamo sottoposti a stimoli continui. Non è che uno stimolo che determina uno stress e una risposta biologica mi determina necessariamente malessere. Noi abbiamo una risposta. Se l'uomo, un animale, va incontro all'adattamento, vuol dire che lo stimolo, tutto sommato, era qualche cosa che era superabile e i nostri sistemi biologici ci consentono di superare lo stimolo. Se invece c'è un tentativo e questo tentativo continua ma non arriva a buon fine, allora noi abbiamo delle conseguenze. Allora noi dobbiamo misurare, avere la capacità di misurare queste conseguenze, sapendo che l'adattamento è un qualche cosa che si può mantenere nel tempo. Non so se qualcuno di voi si ricorda il concetto di omeoresi, ma potrebbe anche essere che gli animali resilienti lo diventano perché spostano leggermente il loro metabolismo. Siamo in grado di farlo? Ma non penso, non abbiamo gli strumenti, ma noi pensiamo che con alcuni marcatori semplicistici questo si possa fare. Allora questo è un po' più complicato, ma alla fine, non ripetiamo, cioè questi sono tutti fattori che abbiamo già visto prima. Tra l'altro il concetto di memoria, stamattina la nostra collega francese mi ha complicato un po' la vita, cioè le primipare sanno più memoria delle pluripare, e allora cosa vuol dire questo? Pensate voi cosa vuol dire nel trasferimento di alcune informazioni all'interno dell'allevamento. Ma allora, quello che è il mio approccio, anch'io sono nato come Zafranchi, sono più fisiologi, noi ci occupiamo più di alcuni parametri, ci piacerebbe capire tutte le volte che c'è qualcosa di strano che cosa succede a livello dell'organismo, perché l'organismo si muove in una direzione piuttosto che nell'altra, perché in pratica ci sono degli animali che non si ammalano con gli stessi stimoli e altri che si ammalano, perché questo è il problema. Il problema è che con gli stessi stimoli ci sono degli animali all'interno dello stesso allevamento che stanno male e altri che stanno bene. Se io dovessi trovare un indicatore ideale, vorrei un indicatore che mi dice: questi animali che vivono in questo ambiente, queste persone, io gli faccio questo parametro, che poi sia nel sangue, nella saliva, dove vogliamo, lo guardo negli occhi, perché con una telecamera, una termocamera lo guardo nell'occhio, mi dice se è perfettamente adattato alla condizione, che non è quella momentanea, ma è quella che è stato fino a quel momento della sua vita. Ma direi che qualche biomarcatore forse ce lo può dire, non so per quanto tempo prima. Allora, il nostro approccio è, allora, abbiamo già visto che ci sono indicatori di tipo indiretto, questo in pratica ci dice, insomma, noi vogliamo eliminare le difficoltà dei nostri animali, ci riusciamo? In questi, in pratica, ci mettiamo anche l'allevatore, ma guardate che nel management, oggi non ho ancora sentito bene una parola, perché l'ingestione di sostanza secca non è un indicatore di benessere, neanche labile, se non è accompagnato da una composizione della dieta. Senza questa caratteristica noi potremmo portare nel giro di qualche settimana degli animali che stanno bene a degli animali che stanno male. E questo concetto deve essere inserito. Non è tra l'altro troppo complicato. Oggi, allora, non sappiamo cosa mangiano gli uomini, perché raccontano delle gran fesserie, ma cosa mangiano i nostri bovini lo sappiamo, quindi potremmo inserire questo dato, almeno con dei macro marcatori. Adesso non ho detto di andare a fare delle cose troppo complesse,
perché dopo se li stimiamo invece di determinarli, già ancora ricadiamo nel discorso di che cosa andiamo a determinare. Ma regina di tutte le determinazioni devono essere degli indicatori, cosiddetti animal based, cioè quelli che abbiamo sugli animali, ne abbiamo visto qualcuno anche prima, di quelli che già vengono misurati su tutti gli animali più volte all'anno. E questo sarebbe una cosa straordinaria. Io sono, così piccolo commento a quello che è stato detto prima, anche nella discussione molto interessante, io sono convinto che alcuni marcatori biologici che rileviamo con dei sistemi di zootecnia di precisione, così come chiamiamo, saranno molto utili in questo, perché ci sono le persone molto più intelligenti di me che sapranno mettere insieme centinaia di migliaia di dati e da qui tirarci fuori qualche indicatore sintetico. Allora, la dieta, torno a ripetere, è un aspetto estremamente importante. Se ci mettiamo qui a discutere tutte le linee radiali e le connessioni, non finiamo più. Però, nell'uomo stiamo ragionando sul fatto che la variazione della dieta determina una variazione della microbiologia dell'intestino che determina un diverso funzionamento del cervello. No, scusate, noi parliamo di ruminanti, abbiamo un doppio ambito. Prima ce la giochiamo nel rumine e poi dopo ce l'abbiamo nell'intestino. Non è una semplificazione, è una notevole complicazione. Quindi, se non partiamo, non mettiamo nei nostri criteri qualcosa che va al di là dell'ingestione di sostanza secca, non ce ne usciamo. Ve ne dico solo una, perché ovviamente non possiamo soffermarci. Cosa vuol dire l'eccesso di energia nella fase di asciutta? Vuol dire ingrassamento? No, vuol dire aumento anche del 30, 40, 50, 1000%, dipende, perché prima magari non ce n'erano, di patologie all'inizio della lattazione. Ci sono ormai, un gruppo americano con cui lavoriamo da tempo, dell'Illinois, dati che ormai dimostrano questa cosa. Tra l'altro loro continuano a insistere, parlano di moderate energy, su qualcosa che per me è già di eccesso di energia, ma dobbiamo lavorare meglio per capire qual è il livello, ma guardate che solo questo fattore che è alimentare scatena delle conseguenze enormi e gli animali in asciutta mangiano di più. Quindi se guardiamo un'ingestione di 80 secchi in asciutta abbiamo capito niente, succederà il mese dopo, o di quello che noi rileviamo già sugli animali che hanno già partorito. Allora il nostro sistema è molto complicato, molto più complicato di quello che sono stati descritti precedentemente, ma perché la finalità vuole essere un aiuto per chi lavora in un allevamento, perché capisca qual è il punto di partenza e capisca laddove ci sono delle situazioni da migliorare. Abbiamo individuato tre cluster: l'ambiente, l'alimentazione e l'animale. Ciascuno è composto da diverse componenti, ogni componente si articola in aspetti e poi vedete qui quanti indicatori andiamo a, non a misurare, a rilevare. Qualcuno fa già parte di quei dati, ad esempio, forniti dall'AIA e che l'allevatore ha, qualcuno fa parte dei sistemi più o meno, diciamo, diffusi negli allevamenti. Guardate che la produzione di latte e altre indicazioni ormai sono molto diffuse nel nord Italia, per cui non è fantascienza quella di pensare di utilizzare. Se andiamo in robot di mungitura che ricordava Andrea prima, questi dati si tratta solo di capire come li dobbiamo concentrare. Noi abbiamo messo insieme parecchi indicatori diretti che misuriamo, sia degli edifici che delle varie attrezzature, che degli alimenti, che della fisiologia degli animali, semplificata negli score. Portami un po' di tempo questo, però è una misura diretta sull'animale, ci dice, è l'animale che ci dice come sta adattandosi alle condizioni di vita. E poi delle altre invece che abbiamo definito indirette, perché riguardano il management, osserviamo, chiediamo, raccogliamo delle informazioni che sono disponibili, le diete ce le facciamo dare. Non è che se tutti usano delle diete, hanno una formula, noi ci permettiamo poi di fare un controllo sulla base della qualità degli alimenti, riproduzione e fertilità. Allora, diciamo che poi la filosofia è quella simile anche ad altri sistemi. Noi abbiamo diviso come peso, e ci limitiamo a questo, complessivo per arrivare a questo valore indicatore complessivo finale, un 30% per l'ambiente, un 30% per gli alimenti e la dieta, un 40% per gli animali, e queste sono le ripartizioni percentuali, sempre sul valore a 100 finale, che sarebbe l'ideale, delle principali componenti. Poi in realtà noi
tutti gli aspetti, anche il minimo, lo riferiamo sul valore ideale, per cui tutto potrebbe essere standardizzato rispetto al valore ideale che è il 100%, quindi qualsiasi misurazione è standardizzabile. Io vado via veloce, non ho intenzione di farvi vedere, anche perché alcuni aspetti sono anche in evoluzione. Noi fortunatamente per il momento non c'è nulla di commerciale, lo abbiamo già applicato diverse volte. L'idea sarebbe anche quella di fare qualcosa di più, diciamo, fruibile direttamente anche da operatori completamente diversi, ma diciamo che ci siamo preoccupati di inserire una serie di dati che magari sono frutto della combinazione di più risultati che vengono riferiti a quello che è il valore ideale. Quindi questo per quanto riguarda le strutture, noi le misuriamo tutte le strutture e andiamo a fare una verifica anche sugli spazi. Ci sono degli spazi al di sotto dei quali è difficile dire che si può raggiungere un buon benessere, ecco lo spazio ideale perché noi non ce l'abbiamo, i passaggi, la disponibilità e la fruibilità delle aree e via discorrendo. Poi se c'è qualche domanda in particolare, comunque per diciamo, le condizioni microclimatiche, per l'equipaggiamento, in particolare in sala di lungitura, i sistemi di raffrescamento in sala di lungitura, se ci sono dei sistemi per il lavaggio e disinfezione dei piedi, gli arricchimenti ambientali, il management, sempre sull'equipaggiamento, l'igiene, sugli animali, come la divisione dei gruppi. Questo è un altro aspetto che ritengo sia un po' troppo sottovalutato. È vero che abbiamo questo adattamento in generale degli animali su gruppi che non sono troppo grandi, ma d'altra parte anche l'omogeneità di alcune caratteristiche produttive aiuta a capire se ci sono o non ci sono dei problemi di adattamento degli animali. Poi non è che c'è un sistema in assoluto migliore degli altri, perché dipende dalla interazione con tutti gli altri fattori. Questo invece per quanto riguarda gli alimenti, per gli alimenti non facciamo analisi, al massimo raccogliamo delle analisi che sono state fatte dagli allevatori, ma però andiamo a valutare come sono conservati gli alimenti, facciamo una valutazione, anche che è possibile fare degli score sugli alimenti, come si presentano, lo stato di conservazione è ideale, com'è il colore, in base al colore, voi sapete che è possibile stimare anche la composizione, ovviamente sapendo qual è il tipo di alimento, feed analysis se ce ne sono, o altrimenti le ricostruiamo noi sulla base delle nostre osservazioni. Poi come sono somministrati gli alimenti, le caratteristiche dell'unifeed, per esempio le caratteristiche fisiche. L'alimentazione come fatta, divisa nelle due categorie, prima e dopo il parto. Il parto ovviamente nei vari gruppi, includendo alcune caratteristiche che riteniamo essenziali. Quindi qui vediamo lo stato fisico della razione, qui vediamo il contenuto di energia, di proteine, di amido e di NDF. Si può fare di più, indubbiamente, ma abbiamo preferito restare su questi che sono dati razionalmente diciamo, raccoglibili in tutti gli allevamenti. Sugli animali cosa facciamo? Facciamo una valutazione esterna sul BCS, sulla pulizia del mantello, sulla presenza, sono cose che abbiamo già visto prima, ma noi ne aggiungiamo altre per le diverse parti. Diverse componenti in cui possiamo suddividere l'animale, quindi sulla funzionalità dell'apparato digerente, sulla mammella, sui piedi, sugli arti, a livello riproduttivo e come raccolta delle malattie. Ecco, qui teniamo presente una cosa: i nostri sistemi di registrazione dei dati sulle patologie sono piuttosto scarsi in generale, e questo dobbiamo rendercene conto. Quindi noi non ci accontentiamo di vedere solo questo, perché molto spesso capita di non vedere le patologie, no? Perché non sono registrate in modo omogeneo. In altri paesi c'è un sistema molto più, diciamo, ligio di questo. Forse l'AIA potrebbe aiutarci a standardizzare anche la rilevazione della patologia e raccogliere meglio, e poi loro le potrebbero inserire nel loro sistema. Poi la produzione, la composizione del latte, l'interazione uomo-animale e animale-ambiente, allora, sull'uomo-animale utilizziamo sistemi che sono già stati anche in precedenza descritti, sull'interazione ambiente invece animale utilizziamo degli indicatori presenti in bibliografia che ci danno un'idea, come si diceva prima, se vengono utilizzate le cuccette, se vengono utilizzate, cosa fa l'animale dopo aver mangiato. Ecco, teniamo presente che questi dati sono molto interessanti, noi però abbiamo deciso di scorporare queste indagini facendole in un giorno successivo. Perché noi in un giorno, purtroppo, cioè che poi un giorno non significa
8-9 ore di lavoro, significa una mattina, cioè dopo che è stato distribuito il carico. Perché certe osservazioni non si possono fare contemporaneamente, perché andiamo ad interferire con il sistema. Quindi anche su questo probabilmente ci sarebbe bisogno di una maggiore standardizzazione, che non è sempre facile trovare in letteratura, soprattutto quando c'è un controllo multiplo di parametri. Perché un conto è dire faccio l'avoidance test e basta, un conto è dire io ci aggiungo altri sistemi. Come facciamo questo? Non su animali presi a caso, ma presi in tre categorie diverse. Quindi li scegliamo prima a tavolino in modo casuale, noi non sappiamo qual è il loro livello produttivo, eccetera, ma li scegliamo perché abbiano queste fasi dell'adattazione e che sono rappresentative effettivamente di un allenamento che sia piccolo che sia grande. E questi sono i sistemi che utilizziamo. Cosa otteniamo alla fine? Ma sostanzialmente allora noi abbiamo i nostri tre cluster dove abbiamo un valore che ci indica come media il valore dei singoli delle singole componenti, quindi questo per tutti e tre i cluster, e poi facciamo una media totale e abbiamo il valore complessivo. Però il valore complessivo è qualche cosa che va bene se devo dire questo allevamento va bene o va male e basta. La nostra idea invece è quella di prendere questo valore per dire vabbè, dove vado a lavorare adesso? I valori verdi indicano che per noi il dato è sostanzialmente accettabile. E noi come abbiamo, cosa abbiamo deciso? Che per le componenti potrebbe già essere accettabile a 60, però non è che ci accontenta molto, e il cluster che viene considerato accettabile quando è superiore a 70, altrimenti dobbiamo entrare e capire che cosa va migliorato. Questo screening di 6 allevamenti, vedete che la situazione in complessiva solo un allevamento diceva che era abbastanza buono, in realtà non raggiungeva i 75, semplicemente tutti e tre i cluster erano verdi. Abbiamo cercato, e questo è l'altro aspetto importante, di validare comunque questo sistema, perché comunque noi mettiamo insieme tanti dati in un allevamento e dobbiamo avere delle idee se questo effettivamente poi funziona trasferito in tante altre condizioni. Qui vi indico alcuni approcci, quello del cortisolo, e adesso vi dimostro perché il cortisolo a mio modo di vedere nel sangue non va bene, ma questo noi lavoriamo prevalentemente col sangue, mentre vedete che però lavorare col sangue è anche molto più semplice. Il cortisolo si può fare nelle feci e nel pelo, ci sono interessanti studi in questa direzione, ma è molto più indaginoso. Anche la raccolta del pelo non è così semplice, perché dovreste sapere che tipo di pelo avete raccolto, che cosa fa riferimento, a che periodo. Quindi c'è bisogno di una standardizzazione anche in quel caso. Allora, cortisolo, potassio ve lo faccio vedere e poi qualche parametro ematico. Allora, sul cortisolo, qui come vedete, sono le aziende di prima, avevamo dei valori, abbiamo messo in ordine di un peso complessivo, però i livelli di cortisolo, di plasma, espressi come percentuali di animali che hanno valori superiori a 5 nanogrammi millilitro, che secondo noi sono al solito animali che presentano qualche tipo di stress, non è correlata. D'altra parte teniamo presente questo, su cortisolo ci abbiamo lavorato molto, poi ci siamo soffermati, l'indagine è abbastanza costosa, per fare un buon prelievo dovremmo prelevare l'animale e nel giro di qualche minuto fare il prelievo di sangue, ma non al primo animale, a tutti gli animali, perché poi a catena c'è un effetto domino sugli animali. Quindi teniamo presente questo anche sulla valutazione del feeling. Un animale potrebbe reagire diversamente perché ha visto una certa situazione, meglio o peggio, questo non saprei dirvi. Allora guardiamo queste condizioni, già vediamo che i valori basali presentano delle differenze, ma dopo 15 minuti vi rendete conto che i livelli di cortisolo sono completamente diversi, dopo 30 ancora di più. Per cui bisogna andare su degli altri marcatori. Questo del potassio secondo me potrebbe essere promettente. Il potassio è abbastanza semplice da determinare. In una prova diversi anni fa avevamo visto che spostando gli animali dalla stabulazione fissa a libera e poi ritornando fissa, il livello di potassio aumentava. Abbiamo provato a mettere in ordine, quindi per le concentrazioni di potassio medie, in questo caso, degli animali nei nostri 6 allevamenti, e c'è una certa relazione, ma non è sufficiente, per cui potrebbe essere magari considerato insieme ad altri parametri. Allora, l'approccio che abbiamo fatto dopo, noi abbiamo valutato i profili metabolici, ci abbiamo provato in diversi modi, adesso appunto con uno dei coautori,
il nostro dottorando Premi, abbiamo fatto un'ulteriore elaborazione in cui abbiamo in pratica valutato un profilo metabolico abbastanza articolato, sia di parametri metabolici che dello strato dell'immunità innata, e esprimendo le differenze rispetto ai valori ritenuti di normalità. Quando abbiamo sommato i diversi parametri, tutti questi valori, abbiamo visto che probabilmente, in questo caso era un altro gruppo di allevamenti, quelli che stiamo seguendo adesso, immagino, comunque appena terminati, abbiamo visto che c'è una relazione un po' migliore. Tra l'altro c'è anche una relazione un po' più vicina anche alla produzione del latte. Valori bassi di latte non significa innanzitutto migliori valori di benessere, quindi diciamo che questa potrebbe essere un passo per affiancare qualche altro tipo di determinazione. Dal nostro punto di vista comunque diciamo che ci consola, perché questo sistema molto complesso in realtà è in grado di dire qualche cosa di interessante. Allora vi mostro adesso brevemente dei dati concreti. Allora, noi abbiamo fatto diverse prove di un allevamento prima in una situazione, era un allevatore che diceva: io ho una situazione un po' scarsa, ho questo problema. Allora abbiamo fatto una valutazione, abbiamo inserito anche dei prelievi ematici, perché ovviamente noi siamo un po' vampiri, e abbiamo fatto, dopo aver rilevato una serie di errori nel nostro sistema, in questo caso per esempio vedete che c'erano 60% di animali con una o più patologia, le cellule somatiche erano alte, abbiamo fatto una serie di interventi, tra l'altro non quelli che volevamo noi, ma quelli che l'allevatore ha ritenuto possibile fare senza spendere soldi e in un modo abbastanza rapido, quindi non è il meglio che si potesse fare, e siamo andati a vedere cosa è successo. Qui abbiamo visto che allora la situazione in pratica è migliorata dal punto di vista della dieta, dove lì ci voleva poco, qui però c'erano degli errori anche abbastanza gravi, qui vediamo in asciutta c'era le proteine un po' più troppo, cioè non erano troppo basse, però in realtà c'erano dentro le primipare, per cui questo dava dei problemi. Abbiamo comunque fatto una serie di variazioni e abbiamo ottenuto dei miglioramenti per quanto riguarda alcuni aspetti degli scorsi sugli animali, in particolare il BCS, sulle feci non siamo sicuri, ma la situazione è che sono diventate un po' più fluide negli animali nasciuti, e questo secondo noi è importante. Il clima non è migliorato, ma siamo andati a operare in condizioni temporali anche leggermente diverse, qui era un anno esatto di distanza ma molto più piovoso nella seconda situazione, per cui diciamo che questi score non sempre sono tutti omogenei. Però il latte è aumentato, il grasso è leggermente diminuito ma in modo non significativo, le cellule somatiche invece sono diminuite molto, le proteine sono aumentate anche questo in modo significativo, ma la fertilità è migliorata e molti parametri ematici sono migliorati, tranne uno che ci ha un po' sorpreso: le proteine positive di fase acuta in questo allevamento, ma questa cosa si è ripetuta anche dall'altra parte, sono risultate un po' più alte. Secondo noi la risposta era che gli animali prima erano probabilmente immunodepressi, quindi questo è un altro modo anche di valutare le condizioni, perché il fegato nel complesso è funzionato molto meglio. Qui vediamo il colesterolo, ma la stessa albumina sono molto più alte, gli enzimi epatici sono diminuiti, il beta idrossibutirato negli animali a rischio è diminuito. Secondo esempio, questo è un allevamento molto grande che ha inteso adottare il sistema perché aveva qualche problema. Tra l'altro, se qui andiamo a vedere, le performance produttive erano molto alte, ma a livello di benessere e di cluster degli animali non erano un granché. Abbiamo fatto una serie di interventi, in questo caso l'allevatore è anche intervenuto, ha fatto degli investimenti, ad esempio una cosa banale, c'era un sistema paddock molto grande per gli animali in asciutta, che però quando c'era pioggia e vento gli animali erano completamente esposti perché non aveva delle pareti, quindi a tanta superficie, tutto sommato abbastanza ben pulita, semplicemente mettendo dei frangivento la situazione in quel gruppo è decisamente aumentata.
Ma la cosa interessante è che si è andato avanti nel tempo, e concludo, e non solo c'è stato un miglioramento complessivo, tutti i cluster sono diventati positivi, ma c'è stato un effetto diretto sia a livello del periparto, non vi spiego adesso questi parametri, ma vedete nettamente il miglioramento nel tempo, quanto più sono alti questi valori, che sono degli aggregati della risposta infiammatoria degli animali nel postparto, quanto meglio è. C'è stata una netta riduzione dei farmaci, cioè in pratica l'allevatore si è reso conto che con il risparmio sui farmaci aveva pagato gli investimenti che aveva fatto e poi gli sono avanzati i soldi del latte. Per cui, secondo noi, l'approccio all'animal welfare è necessario, perché è un requisito dell'animale, lo dobbiamo inserire come, se vogliamo, anche come un indicatore sintetico dell'efficienza degli animali e dell'allevamento. Perché se l'animale sta bene, non si ammala, produce per quello che il suo potenziale genetico consente, ovviamente si adatta meglio a tutti i challenge che può avere durante la vita. Quindi noi riteniamo che questo possa essere un buono strumento per aumentare l'efficienza degli allevamenti, potrebbe essere un qualche cosa che è tra l'altro utilizzabile anche direttamente dall'allevatore, e per questo stiamo lavorando per rendere più semplice la rilevazione di molti di questi dati. Sicuramente anche qui la tecnologia di trasferimento di dati ci aiuterà. È un sistema di welfare nel tempo, quindi non è puntuale, non è adatto solo, o comunque non è nostra intenzione quello di dare un valore in questo momento di tipo legale, e soprattutto riteniamo che potrà essere poi affiancato agli altri sistemi di raccolta dati in modo automatico e allargato anche ad altri contesti produttivi. Proprio appunto qualche mese il nostro dottorando andrà negli Stati Uniti, in una zona dove fanno pascolo, perché sono interessati ad applicarlo a un sistema con il pascolo. Grazie.